Repartita di Dinamica Mantova Agrigento con Mazic. Armin, ritorniamo per un attimo alla partita contro Trieste, una partita che avete perso di uno purtroppo all'overtime dopo che Fuzzi ci aveva portato con quel buzzer beater spettacolare all'ultimo secondo. C'erano 3500 spettatori ad assistere a quella partita. Ti chiedo se gli spettatori, in particolare in quell'occasione, possono aver fatto la differenza, possono essere considerati il sesto uomo in campo. Beh, sicuro è stata una bella partita, è sempre bello giocare davanti a così tanta gente. Purtroppo l'abbiamo persa all'overtime, certo, sempre quando giochi in trasferta con tanta gente possono dare una squadra, una mano alla squadra locale. La risposta è sì, possono darti una mano, però secondo me bisogna sempre guardare te stesso, cioè la nostra squadra, quello che facciamo. E purtroppo non abbiamo vinto, potevamo farlo, secondo me era una partita da vincere. Presidente Negri all'inizio della settimana ha detto che per questa dinamica, con questo grande talento, 6 vinte su 13 è un po' poco. Sei d'accordo con lui? Pensi che potete fare di meglio? Anche secondo me si poteva fare di meglio, però abbiamo perso delle partite contro le squadre forti, cioè contro le squadre che sono prime, seconde in classifica di pochi punti. Poi sono state partite sfortunate come al Barcellona, che praticamente abbiamo già vinto, però alla fine non abbiamo chiuso come dovevamo farlo, quindi si poteva fare meglio. Purtroppo è andata così, speriamo che la seconda parte della stagione andrà meglio. Amoroso purtroppo non è stato dei vostri oggi all'allenamento, si è dovuto recare all'ospedale per dei controlli. Ci puoi dire qualcosa di più sulla sua situazione? Sì, ieri sinceramente non avevo visto bene cosa gli è successo, ho sentito che aveva un fastidio all'anca e stamattina ha detto che andava a fare dei accertamenti in ospedale, non so di più. Passando a livello personale, come valuti il tuo 2014? Il mio 2014 ho fatto l'ultima parte della scorsa stagione in Bosnia, in Sloboda Tuzla, una squadra che mi ha accolto molto bene, che mi sono trovato molto bene con un allenatore che è un ex giocatore, Damir Mulamirovic, che mi ha dato una grande mano, che mi ha capito perché ero in difficoltà dopo una stagione praticamente persa, quella prima che mi ero operato alla caviglia. Quindi lui è stato un giocatore forte, che ha giocato in squadre fortissime anche in Italia, Fortitudo, ha giocato Real Madrid, ha giocato Panathinaikos. Mi ha dato una grande mano anche perché giochiamo più o meno la stessa posizione, quindi con l'esperienza dell'anno scorso posso dire che è andata molto bene. Purtroppo la stagione abbiamo finito troppo presto, invece quest'anno sono contento di essere di nuovo qua in questa società qua, che quest'anno gioca in Gold, che non ha mai giocato prima, quindi sto trovando bene. Lavoriamo bene, che è la cosa più importante, credo che il lavoro duro è la cosa più importante, perché alla fine se lavori bene durante la settimana puoi vincere e guadagnare dei minuti durante la domenica. 2014 che si chiuderà questa domenica con la partita di Agrigento per l'appunto. Piazza, nell'intervista per partita che abbiamo fatto con lui, ha detto che arriveranno agguerriti domani. Tu che partita ti aspetti? Ah, io mi aspetto una partita bella, perché credo che sia noi che loro giochiamo una pallacanestro abbastanza veloce, quindi ci sono anche tanti giovani sia da noi che da loro, che comunque hanno dei minuti. Due squadre che giocano molto bene, che secondo me non hanno, né noi né loro non abbiamo cominciato come ce lo aspettavamo prima della stagione, quindi una bella partita, speriamo di chiudere bene questo 2014. Poi manca l'ultima partita a Napoli, l'ultima trasferta dell'andata.